Abbiamo voluto fortemente con Dario Vassallo e con la Fondazione questo evento dopo un incontro di qualche mese fa, cioè l'idea di fare un'iniziativa a Napoli, e venne subito l'idea di farla nel luogo simbolo della cultura, consentitemela, non solo napoletana. Questo è il più antico teatro d'Europa, uno dei più antichi del mondo, 1737, e la cultura ha una potenza incredibile. Quindi se vogliamo parlare di un sindaco ammazzato e su cui ancora non c'è la verità, e sui sindaci in prima linea, non c'è un luogo migliore che quello della cultura, perché solo con la rivoluzione culturale noi potremmo sconfiggere mafie e corruzioni. Quindi abbiamo voluto qui delle testimonianze. Innanzitutto questa iniziativa è organizzata dal Comune di Napoli, dal Teatro San Carlo, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dalla Fondazione Vassallo. Un saluto alla moglie Angelina, al figlio Antonio che non so se c'è, buonasera procuratore. Non so se c'è, ma l'ho incontrato qualche giorno fa ed è stato un incontro molto bello, ed è per questo, e lo ringraziamo, che è presente con noi anche il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, due validi giornalisti che hanno seguito molto le vicende di Vassallo, Vincenzo Iurillo del Fatto Quotidiano e Dario Del Porto di Repubblica, scrittori, sindaci, assessori, sindaci del Sud, procuratore nazionale antimafia, tanti studenti, tanti rappresentanti di associazioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, la signora prefetto, insomma c'è la città di Napoli e non solo la città di Napoli. Perché questa iniziativa? Innanzitutto perché non si può consentire, e lo voglio dire forte, da magistrato e da sindaco del Sud, che non ci sia la verità sulla morte di Angelo Vassallo. Quindi la prima potente affermazione che viene da Napoli: non è accettabile che non si persegua fino in fondo. Quindi noi auspichiamo che la professionalità che contraddistingue la magistratura italiana, guidata tra l'altro dall'alto, da un magistrato di cui, non perché qui, perché io dico sempre quello che penso nel bene e nel male, ma che è uno dei migliori magistrati che abbiamo, che tra l'altro ha fatto un lavoro enorme in Campania, in particolare contro il clan dei Casalesi, e a Reggio Calabria, che è un territorio ancora più complicato di quello campano, oggi guida la Procura Nazionale Antimafia. E il secondo, Federico Cafiero De Raffa. E il secondo motivo, io sarò breve perché stasera saremo tutti brevi, perché poi alla fine c'è uno spettacolo che mi dicono molto bello e che dobbiamo guardare. Il secondo motivo è per raccontare al Paese che nella politica, innanzitutto in prima linea, contro mafia e corruzione ci sono i sindaci. Certo, non tutti, anche tra i sindaci ci sta il delinquente, ci sta quello che ruba, ma il sindaco è in prima linea. Ma in prima linea in un'attività assolutamente pericolosa, cioè quella di prevenire. Quando arriva il magistrato, la patologia, il magistrato interviene quando il reato è già consumato. Invece il sindaco che lotta per evitare l'infiltrazione di corruzione e mafie fa un'opera straordinaria. E poi noi siamo in prima linea ogni giorno. Io per esempio vi parlo e non so come faccio a parlarvi, perché io ho fatto la nottata per approvare il bilancio stamattina alle 7 del mattino, sono andato a casa, mi sono fatto la doccia, mi sono messo l'abito e sono arrivato qua, e ho la stessa forza di ieri e la stessa forza dell'altro ieri, perché noi abbiamo passione, noi abbiamo la passione, questo lo voglio dire con forza, è la passione dettata dal fatto che fare il sindaco del proprio territorio, guardate, è una cosa straordinaria, perché è un gesto di amore, è un innamoramento continuo. E quindi questo luogo, la potenza di questa città, la forza dell'ANCI ci consente anche di mandare un appello al Parlamento appena insediato e al governo che verrà, se verrà, che bisogna cambiare le priorità del nostro Paese. Se vogliamo dare forza al Paese, coesione al Paese nelle sue diversità, bisogna dare forza ai cittadini. E i sindaci sono gli altoparlanti, la gran cassa dei cittadini. Ecco perché noi chiediamo fortemente al Parlamento, al Governo, di cominciare a legiferare in modo diverso. Io capisco tutto, consentitemelo, però per aver cominciato come prima legge di questo Parlamento con mettere 1 miliardo di euro per i droni, per le guerre, io avrei preferito, consentitemi, 1 miliardo per i comuni italiani che veramente stanno guaiando. Sarebbe stato un segnale di cambiamento. Noi chiediamo cambiamento. E chiudo dicendo che abbiamo voluto fortemente, tra le varie testimonianze, anche quelle
dei giovani napoletani che in questi 7 anni, io ormai mi avvio verso la fine del mio secondo mandato, quando dicono che i giovani sono lontani dalla politica, certo, anche lì ce ne sono alcuni lontani dalla politica, ma io al mio fianco in questi 7 anni ho visto tanti ragazzi, donne e uomini innamorati di Napoli che ci hanno dato una grande, grande mano senza chiedere nulla in cambio. Il capitale umano è la forza del nostro paese e il capitale umano del Mezzogiorno è plusvalore. Noi non siamo zavorra. Non siamo piombo, noi siamo ossigeno democratico e se il paese si comincia ad accorgere che l'ossigeno del nostro paese sono i territori e quindi anche i sindaci, noi avremo un paese più forte, più coeso nelle diversità, un paese sicuramente in grado di dare un futuro migliore. Grazie a tutti voi, sono davvero contento di vedere il nostro teatro così pieno di tanta bella gente. Oggi è un bel giorno per Angelo Vassallo, per la giustizia, per i sindaci e per chi ama, perché solo chi ama vive, chi non ama sopravvive e quindi noi siamo qua e amiamo. Grazie.